Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi ci sarà una lotta pazzesca tra due supereroi. Ve li introduco subito. Alla mia sinistra, con il peso di 172 libbre, Mister Tony Arco. Adesso Ecco. bisogna fare, devo No, no, riuscire a far andare la videocamera, adesso, eccomi. eccolo qua. In chili quanto sarebbero 172 libre? Dovrebbero essere Un tot. 70, 75 kg, 70, 72 Ho kg. un'idea, Stefano, chiudiamo qua le presentazioni, andiamo avanti, non è il caso di perdere altro tempo. Ma porca di quella troia, io so che aspetto, allora. Aspetta, aspetta, Mettilo aspetta. in muto, mettilo in Allora, muto. sotto di C'è l'icona noi. di un cagnolino, schiaccia su quella così non può parlare più. Porca. Ragazzi, come potrete notare, oggi ne sentiremo e ne vedremo delle belle. Comunque, sotto di noi, ma non sotto di noi, perché sotto di noi, Sotto. un altro supereroe con il peso di 175 libre Più grasso, eh. Io c'ho è un pochino più grasso, sì, di poco, eh? Mister Stefano Bagnoli. Speriamo che arrivi. Eccolo! Cari amici, io vi benedico. Oh, meno male che qualcuno ci benedice in questo periodaccio. Eh sì. Allora, ragazzi, dovevamo trovarci e fare una cosa live che sarebbe stata una figata pazzesca con due batterie. Purtroppo la pandemia certe cose le porta via. Eh sì. Però la musica non si ferma. Andiamo ad illustrare che cosa faremo in questa chiacchierata. Allora, per chi ci sta guardando, andiamo a spiegare un attimino. Ci sono dei brani, tre brani nello specifico. C'è un blues, un jazz waltz e un rhythm changes. Allora, sentiremo tre versioni di tre brani, naturalmente suonati sia da Tony che da Stefano. E quando sentiremo le versioni prima di uno e poi dell'altro, magari chiacchiereremo un po'. Se voi avete delle domande da farvi, senza tirarvi dei pugni, perché da Zoom non si può, eh? Non è possibile. Ah, peccato. Questo è uno spreco. Uno spreco. No, questa è una restrizione nuova del nuovo decreto. Ma dunque, ridere mentre suona l'altro si può. Allora, si possono fare le facce, Ah, ridere, ok. fare le Magari mi boccacce. venisse da ridere quando sento suonare te, mi viene da piangere purtroppo. Proprio la Ah, depressione vabbè. pazzesca. Ok. Mi facesse ridere sarebbe un bel sentimento, quantomeno. Ah. Ma senti, adesso scherzi a parte, anche se oggi ne diremo di ogni, chiaramente. Magari prima di sentire sarebbe bello, propongo io, se iniziassimo a raccontare da quanto tempo ci conosciamo, come ci siamo conosciuti, eccetera, eccetera, eccetera. Stavo Sono un po' arrivando tanti aneddoti proprio simpatici. a quello perché mi piacerebbe che, siccome voi avete due percorsi dentro nello stesso case, quindi nel mondo del jazz, dello swing, però con due strade completamente diverse, che però poi si incontrano e vanno a finire dentro nello stesso contenitore. Io e Tony ci conosciamo, ma quanti anni sono passati? 30? Sono pochi. Più, no, più di 30, più di 35 almeno, Eh almeno sì. 35. Ma è possibile che ci siamo visti la prima volta a Piacenza o me lo sono sognato? Allora, io mi ricordo di averti visto suonare la prima volta alle Scimmie. Non ci giurerei, ma può darsi che suonavi con Michele Bozza. Ah, può Ma darsi. credo che fossimo nella tarda adolescenza, cioè 18-19 anni, non No, ancora 20. assolutamente, assolutamente. E beh, Poi allora sì.
Poi mi ricordo un'altra volta che, ma lì già ci conoscevamo da un po' di tempo, però questa cosa è successa che io avevo 20-21 anni, quindi ne ho 56, quindi 35 rotti anni fa. Me lo ricordo bene perché era, io avendo vissuto alcuni anni in America, quello per me fa un po' da spartiacque tra prima e dopo, quindi, e lì certo, non ero ancora stato in America, quindi era tipo l'86, infatti avevo 21 anni, sono del 65. Mi ricordo che ci siamo visti al Castello Sforzesco, nei periodi in cui si suonava tantissimo, c'era una festa di non so cosa, io suonavo con un gruppo di intrattenimento e tu suonavi con Tomelleri. No, è quello, allora, era il Castello Sforzesco, io mi confondevo con il Palazzo Farnese di Piacenza, ma me lo sono sognato. No, ma sicuramente anche quello, però io mi ricordo bene questa cosa del Castello Sforzesco. Sì, 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 sì. Beh, insomma, sono passati 35 anni come minimo. Io ho 58 sì, anni compiuti un mese fa. Mamma mia, una vita veramente. Beh, allora, non so, già che sto chiacchierando, come ho iniziato? Tony ha parlato di Tomelleri. Tomelleri sicuramente è stato il mio mentore, prima ancora di mio zio Carlo, il sassofonista. Però Tomelleri in contemporanea con mio papà Gigi, che suonava il contrabbasso e proprio a fine anni 70 aveva ripreso a suonare quando si costituì questa jazz band per questo nuovo club, il Club 2 a Brera, che da lì in poi, quindi siamo nel 77-78, avrebbe fatto suonare 7 sere su 7 per alcuni anni di fila diverse jazz band che facevano capo, diciamo così, a Paolo Tomelleri, che era un po' il direttore artistico che gestiva un team di musicisti che coprivano tutte le 7 serate della settimana. E io ho iniziato a suonare con loro come sostituto dei batteristi che erano ufficiali allora. Mi ricordo benissimo di Nicola Iocola, un trombettista, scusate, amico di Franco Tolomei, trombettista, un bravissimo batterista foggiano, e quello fu il primo a farmi suonare dal vivo al Club 2 con la band, con Tomelleri al clarinetto, Luciano Laneva al trombone, Franco Tolomei alla tromba, Nino Cittadino al pianoforte e mio papà Gigi Pagnoli al contrabbasso. Quello è stato il mio imprinting musicale, 1978. Lì quanti anni avevi, Stefano? E avevo 15 anni appena compiuti, perché era l'inverno del 78, e gennaio-febbraio, compivo 15 anni in quei mesi. Quindi questo è indelebile nella mia mente, anche perché avevo l'abitudine di registrare tutto e avevo il mio Walkman a fianco, acceso, non perché suonassi io, ma perché quando andavo ad ascoltare la band a Brera, piuttosto che al capolinea quando andavo ad ascoltare mio zio Carlo, avevo sempre immancabilmente il Walkman a cassette acceso. Per cui quella mia prima sera in cui ho suonato Take the A-Train e Bye Bye Blackbird, con Shirley Banifoy alla voce, oltre alla band, avevo il Walkman acceso, per cui oggi mi ritrovo con i miei primi due brani registrati dal vivo, inverno del 78. Non ce li hai ancora? Sì, sì, li ho riportati su CD, li ho messi in archivio nel computer, e quella è stata una bella abitudine che ho avuto sin da subito, di registrare tutto, di ritagliare poi gli articoli dei giornali, le locandine, di raccogliere tutto quanto dal primo giorno in cui io sono andato a suonare. Bello, hai fatto benissimo, perché credo che sia una cosa molto utile per tutti, anche per te come ricordo, ma anche per se poi un giorno vorrai condividere. Ma non solo, Stefano, in questo 2020 in cui come tutti non ho suonato, mi sono messo a scrivere, un libro è già stato pubblicato, e poi aver raccolto tutte queste informazioni di una vita mi ha permesso di
racimolare le idee e di scrivere un libro che verrà pubblicato in seguito sulla storia della Milano del jazz che riguarda me e la mia famiglia, raccontando anche di un sacco di musicisti, magari poco noti, molti li conosce anche Tony, che però sono stati quelli che mi hanno guidato, mi hanno fatto camminare nel mondo della musica. E quindi appena uscirà questo libro, insomma, rimarrà in eterno un racconto veritiero su quello che è stato la Milano degli anni, fine anni 70, 80, ma partendo addirittura dal 1951, quando iniziarono a suonare mio zio Carlo e mio papà Gigi, con tutti gli amici, i ragazzi dell'epoca. Bello. Quindi aver raccolto tutte queste cose, insomma, come hai detto tu, oltre al ricordo personale, diventa anche un documento di vita di una Milano che non esiste più. Certo. Invece tu, Tony, come hai, innanzitutto, come sei partito un po' le prime serate? Ma come dicevi tu prima, ma come abbiamo avuto modo di dire in altre occasioni, e ci siamo detti a volte anche con Stefano quando ci incontravamo nei concerti dove magari suonavamo entrambi sullo stesso palco, è paradossale quanto i nostri percorsi siano veramente opposti, per poi aggiungere appunto, come hai detto tu, nello stesso case, perché la mia storia è totalmente opposta rispetto a quella di Stefano. Nella mia famiglia non c'era nessuno che suonava, e ancora oggi a quest'età non mi spiego quello che mi è successo un giorno quando avevo 10 anni. Ho sentito un assolo di batteria e in quello stesso momento ho deciso che quella sarebbe stata la mia vita, da un secondo all'altro. La chiamata, come dicono nel mondo clericale, diciamo. Ripeto, non me lo spiego ancora oggi, ma so che è successo, me lo ricordo ancora bene. Io ho sentito questo solo di batteria e ho detto ok, questa è la mia vita. Fino a un secondo prima non ci pensavo neanche. Quel solo di batteria, per fortuna, io avevo 10 anni, mia sorella 12, che ha 2 anni più di me, per fortuna lei si capì che cosa era, perché era una cosa che era in radio, ed era da Made in Japan, di Purple. Il solo famoso The Mule, il famoso solo di Ian Paice, quindi andai poi a comprare il disco, me lo imparavo a memoria e facevo finta di suonare, no? Solita cosa sui bidoni del detersivo. Però non ho avuto una guida dentro la mia famiglia, perché nessuno suonava, anzi sono stato anche parecchio osteggiato inizialmente. I miei volevano che io proseguissi l'attività di famiglia, cosa che a me io non volevo fare, quindi non è stato così semplice per me cominciare a fare questo e da subito decidere di farlo come professione, perché non ho mai pensato di non farlo come professione. Per me da quel momento sapevo che sarebbe stata la mia vita. E a differenza di Stefano, che appunto aveva il papà, lo zio e Tom e Larry, questi personaggi che lo guidavano, io non avevo nessuno e non sapevo neanche a chi rivolgermi, perché non c'erano musicisti neanche lontanamente in famiglia, da nessuna parte, zii, cugini, nessuno. Per una serie di coincidenze, un giorno mio padre conosce questo tipo, ne ho parlato nella lezione del Traditional Grip, quella che abbiamo fatto assieme, che è diventato poi mio caro amico, che lui è tutt'oggi, che suonava la batteria per hobby, amava il jazz, andava al capolinea, andava al 2, eccetera, eccetera, e lui mi parlò di Lucchini, che era l'unico insegnante che c'era all'epoca. Quindi andai da Lucchini, però già subito io avevo questa indole, questa curiosità morbosa, cioè già mentre studiavo con Lucchini pensavo che volevo studiare in America, mentre studiavo con Lucchini pensavo che volevo studiare con D'Episcopo, cioè ho sempre avuto questa necessità di investigare le informazioni fino a spaccare il capello, prima in 4, poi in 8, poi in 16, ancora oggi. Cioè, quello che penso è che se io non avessi fatto il musicista, ma avessi fatto un altro tipo di carriera, tipo più accademica, probabilmente avrei fatto il ricercatore. Ho un po' questa indole nel mio carattere. Infatti ho un fratello, mio fratello è un linguista, e lui è un ricercatore, ed è uno un poliglotta pazzesco, parla tante lingue, ma è uno dei più grandi specialisti di cinese a livello internazionale, di lingua cinese, proprio un ricercatore. Quindi è strano, perché c'è questa cosa di me e mio fratello, che pur non avendo nessun tipo di
ispirazione da parte dei familiari, abbiamo voluto entrare così in profondità nelle rispettive materie. E quindi io mi sono formato attraverso un lungo percorso didattico che mi ha fatto andare poi in America, eccetera, eccetera, eccetera. E come ho già detto appunto in altre occasioni, quando siamo visti io e te, Stefano, Bertolotti, con Stefano Bagnolo abbiamo avuto un percorso, come dire, asimmetrico, nel senso che lui è partito suonando jazz tradizionale perché era quello che, almeno sto parlando per te Stefano, conoscendo la tua storia. No, è esattamente così, mi interessa sta cosa. Perché quello che aveva in famiglia e di colpo ha avuto questa evoluzione dove ha iniziato a suonare moderno e poi è diventato Bagnoli che conosciamo oggi. Ma io mi ricordo bene, perché ci conosciamo da allora, il passaggio quando tu hai iniziato, Stefano, hai iniziato a suonare con Antonio Faraoli, è stato il... Porca miseria! Allora, tutti noi da giovani in qualche modo siamo bollati nel bene e nel male. Io ero quello che faceva casino e suonava sempre scomposto, e Stefano era quello che suonava solo tradizionale. Adesso finalmente... Assolutamente. Certo. Non è così. Cioè che non sappiamo neanche fare questo, si sono accorti, giusto? Sì, sì. Esattamente. Allora, indubbiamente, ascoltando vabbè, i batteristi in genere, sono quelli che cambiano veramente tantissimo il modo di suonare di una band. Quindi vorrei capire quando vi siete trovati come dire consapevoli della vostra identità, del vostro modo di suonare, perché indubbiamente avete due modi completamente diversi di approcciarvi allo strumento, poi vedremo anche nei video che avete mandato, ma quando arrivò il momento che Stefano Bagnoli, per esempio, dice: cavolo, adesso sono proprio Stefano Bagnoli, cioè non sto imitando nessuno, sono proprio io, e te ne accorgi guidando una band e sentendo che magari gli altri dicono: cavolo, però Stefano, con te sento questa cosa, arriva un altro e sento un'altra cosa. Visto che nella storia tutti i batteristi sono quelli che hanno cambiato dalle big band, cambi il batterista, cambia tutto. Ah, certo. Il trio, il quartetto, il quintetto, qualsiasi formazione, cambi il batterista, cambia il modo di suonare e cambia il modo di recepire la musica. Sì, allora guarda, stavo meditando su quello che hai detto, perché è molto interessante, ma mi coglie alla sprovvista, perché io non penso di avere un'identità riconoscibile, nel senso... Come ha detto Tony, io ho iniziato a suonare con le marching band New Orleans, i gruppi Dixieland, i gruppi swing, le big band. Poi è arrivato Antonio Faraò che mi ha dato delle sberle in faccia, perché ho capito che potevo tentare di suonare con un lessico diverso dallo swing. E dall'esperienza che ho fatto con Antonio ho cambiato strada. Nel frattempo crescevo e conoscevo sempre più musicisti diversi tra loro come idea musicale e anche come idea etica professionale. Io a un certo punto ho avuto una mia personale ribellione verso un sistema professionale legato al jazz tradizionale che frequentavo, che era, e ahimè talvolta è ancora così oggi, relegato alle manifestazioni di intrattenimento. Poi è anche vero che il jazz delle origini era la musica di intrattenimento. Su questo non ci piove e assolutamente non c'è nulla di male. La mia ribellione è stata quella di tentare di scoprirmi in una veste nuova, perché di musica ce n'è tanta. Il jazz è tante cose diverse. Louis Armstrong non è Miles Davis, che non è Tom Harrell, Gene Krupa non è Max Roach, che non è Jack DeJohnette, che non è Steve Gadd. Quindi pensate, non voi, voi lo sapete, ma pensiamo così, riflettiamo su 120 anni di storia del jazz
è un po' come la tecnologia, cioè qualche decennio fa non esistevano i tablet e internet e poi di botto è esplosa la novità. Questo che stiamo registrando ne è la conferma. Il jazz è un po' la stessa cosa. E io ho percorso tutte queste fasi principalmente per curiosità. E cambiando veste, cambiando pelle, perché a un certo punto non mi stava più bene il fatto di suonare nelle Dixieland Band sempre e solamente in contesti di sottofondo o da soprammobile. Non ho fatto solo quello, perché nel mondo del Dixieland ci sono dei festival blasonatissimi in tutto il mondo che ho frequentato negli anni 80 e 90. Però, insomma, a un certo punto ho detto, ok, benissimo, questo è il jazz, l'origine del jazz è quella che sto suonando da 20 anni. Adesso mi sono rotto le palle, perché se ascolto Tony Arco che suona con Faraò, o se ascolto Giampiero Prina, che non c'è più, poverino, da tanti anni, o ascolto Roberto Gatto o Ella De Bandini, scopro che di musica ce n'è tanta altra, di jazz ce n'è tanto altro. Quindi mi sono buttato a curiosare in situazioni che non mi erano congeniali. Col tempo ho fatto sì che lo divenissero. E tutto questo preambolo è per dire che io non ho idea di una mia identità batteristica. Però, sicuramente dimmi. Tu sei consapevole però che se io ti chiamo, io per dire... Un artista ti chiama a suonare, ti chiama perché vuole quella cosa che tu gli puoi dare. Che sì, assolutamente. Stefano Bagnoli, perché ho bisogno quel tipo di drumming, quella cosa. E quello che volevo capire io è se tu ne sei consapevole e che cosa c'è nel tuo drumming che potrebbe interessare a quello. Cioè, perché Fresu ti ha chiamato a suonare? Posso intervenire? Capisco la domanda. Cosa? Posso intervenire dall'esterno come ascoltatore, sì. Perché giustamente tu ci non sono consapevole, così come tante volte non sono consapevole io del perché, anche se forse io ho razionalizzato più certi passaggi, quindi. Però quello che ho sempre pensato, cioè percepito nel suonare di Stefano, allora innanzitutto ovviamente l'avere tutto quel background di jazz tradizionale, o perché poi vabbè, con Tomelleri si suona anche bebop, quindi diciamo della tutta la prima parte del jazz, non solo il Dixieland, chiaramente una grande solidità, no? Che magari batteristi che partono dal suonare jazz più recente, se non addirittura quello che chiamano il jazz europeo, non hanno. C'è un senso dello swing molto definito. Quindi quello è la base, se non c'è swing, i domine thing, no? La cosa che si dice sempre. Certo. Però quello che secondo me... Quello che io percepisco in Stefano e che credo che sia la ragione per la quale è così popolare come Sideman, è perché Stefano è una persona serena quando suona. Cioè è uno che, innanzitutto una cosa che, e qua veramente credo che non siamo in molti ad avere questa cosa, Stefano ce l'ha forte, modestamente credo di averla anch'io, cioè sa stare sul palco. Cioè Stefano è uno che suona come piace anche fare a me, tenendo conto che c'è un pubblico, non suonando per se stesso, suonandosi addosso. Quindi c'è un senso dello spettacolo in ciò che lui fa, che pochi batteristi jazzisti hanno in Italia, secondo me. È molto più comune tra gli americani. Numero due, questa serenità che viene dal fatto che lui non, sempre dal mio punto di vista, non essendo cresciuto nel jazz, essendo per lui una cosa naturale, non deve dimostrare quando suona. E questo lo rende un musicista... che suona per la musica, e questo gli è sempre stato riconosciuto, perché ovviamente la gente parla nel nostro ambiente, nel bene e nel male, ma che lo rende una persona con cui si sta bene, con cui si può suonare bene, che non ti impone delle cose, e anche il fatto di avere un carattere solare molto importante, perché è pieno di musoni nel nostro ambiente. Io stesso ho un carattere del cazzo, lo confesso, io sono... Io posso essere uno che ride e scherza, ma posso essere anche estremamente irascibile, molto difficile avere a che fare con me a volte. Quindi questa cosa in Stefano non la vedo. Quindi è molto più facile avere a che fare con lui che con me, questo lo ammetto, anche musicalmente, perché se mi fai girare le palle ti suono contro tutta la sera. Non credo che lui faccia questo, perché
ha una serenità dovuta a tante cose, vissuto, abbiamo vissuto molto diverso, che questo è un plus nel suo suonare. Beh, Tony, ti ringrazio. Guarda, sì, è vero quello che dici. Il fatto di aver affrontato per quel poco che posso aver fatto, o tanto, dipende dai punti di vista, tutto è relativo. Tutte le tappe dell'evoluzione del jazz, avendo suonato tanto all'estero, ma parlo anche con le Dixieland Band degli anni 80, ho cominciato da subito. Tony ancora di più perché ha vissuto in America. Io indirettamente, girando in Europa e per il mondo, ho capito molto presto che siamo tutti bravi e nessuno è indispensabile. Perché se domani smetto di suonare, piangiamo noi quattro amici, oh Bagnoli, poverino, ho smesso e poi chi se ne frega, ce ne sono altri mille. La musica va avanti lo stesso. Questo è un mio mantra naturale. Per il quale ho detto, ragazzi, io so suonare così, cerco di migliorare sempre, cerco di evolvermi, scoprirò della musica nuova, sono qui. Se qualcuno apprezza quello che faccio, eccomi pronto. Qualcun altro non mi apprezzerà mai, e pazienza, siamo in tanti, per fortuna è così. E quindi questa serenità che sottolinea Tony. Ce l'ho in maniera naturale e nel tempo ho, diciamo, ho forzatamente mantenuto anche i momenti in cui, sai, quando ti senti, cominci a girare con musicisti importanti. Ho avuto anch'io il momento di sbarellamento che ho fatto un po' il galletto nel pollaio. Ecco, quelli sono stati i momenti in cui ho detto, oh Bagnoli, stai calmo perché tanto, capito, oggi ti va bene. Domani non si sa, quindi tu dai tutto te stesso, migliora, buttati, proponi, però stai schiscio che tanto nessuno ha bisogno di te. In questo senso, Io ogni probabilmente chi tanto mi mi chiama guardo allo solo. specchio, Cosa? ogni tanto mi guardo allo specchio, dico ogni tanto io mi guardo allo specchio e Sì. dico Tony Arco, vai a fare in culo, per Sì. smontarmi da solo. No, no, ma infatti, ma questa cosa secondo me è importantissima perché rimane coi piedi per terra e allora i successi che stratifichi nella vita sono delle conquiste che ti godi, che cerchi di mantenere, ma senza che questo faccia emergere un ego negativo. Questo secondo me è la cosa che dovremmo avere tutti quanti ben chiara in testa. Poi chiaramente ognuno è fatto a suo modo, ci mancherebbe altro. Fredo, come Stefano mi chiedeva prima, Fresu mi ha chiamato a suonare nel 2004. Mi ricordo primo tour in Colombia a Bogotà ed è stato il debutto mio ufficiale col David Quartet di Paolo Fresu. E io ero preoccupato perché avevo precedentemente ascoltato un po' i brani che mi aveva mandato, che sono quelli che avremmo suonato poi col quartetto con Paulino Dalla Porta e Bebo Ferra. E quindi io ascoltavo il disco di Fresu registrato anni prima. Allora, quel brano lì lo faremo. Allora, aspetta che ascolto come devo suonare questo brano. Poi quell'altro brano da un altro disco e poi questa. Siamo in aereo per andare stiamo andando a Bogotà e chiedo a Paolo, Paolo, senti, ho ascoltato un po' i brani, ma dammi delle indicazioni, come devo suonare questo, come devo suonare quello. E Fresu mi guarda in faccia e mi fa, boh, fine, non ha detto altro. Quindi per me quella è stata una conferma che se ha chiamato me è perché già aveva ascoltato quello che io potevo proporgli batteristicamente e gli andava bene. Per il resto stava a me interpretare la sua musica. E così ha funzionato. Ecco, l'identità probabilmente è questa, di cui io non mi rendo conto, ma si rende conto Fresu o Iannacci o Dado Moroni o chi mi chiama a suonare. Io non mi rendo conto semplicemente perché faccio quello che posso. E quindi se va bene, va bene, se non va bene, chiameranno un altro. Veniamo invece a Tony. Noi,
colleghi ci parliamo e molto spesso diciamo sì, ma cazzo, quando suona Tony in Big Band, cazzo, c'è una differenza enorme. Oppure quando suona quello lì, quando Stefano suona quella roba lì, non c'è nessuno che la suona così. Quindi volevo sapere il tuo parere su questa cosa e poi magari se Stefano vuole aggiungere qualcosa. Allora, una volta mio allievo mi chiama, partiamo dalla Big Band e poi cercherò di rispondere, di fare, ampliare il discorso. Una volta mio allievo mi chiese qual era, come dire, il segreto della mia lettura, perché io sono noto per avere, soprattutto in Big Band, una fortissima lettura a prima vista, nel senso che spesso ho fatto concerti senza prove e addirittura i musicisti dell'orchestra non ci credevano. Mi dicevano, no, no, ma tu conoscevi già i pezzi. Dico, no, ma non li ho mai sentiti. Questo, detta così, farebbe, può far sembrare che io abbia passato chissà quali routine infernali di lettura per abituare la lettura a prima vista. In realtà io ho sì certo una buona lettura, come d'altronde anche Stefano, perché abbiamo suonato anche assieme in Big Band, l'ho visto lesi a prima vista in modo ottimo. La cosa, la differenza non sta tanto in come io solfeggio, cioè perché sono più veloce di altri a solfeggiare, ma credo nel mio caso, avendo sempre ascoltato tutti i tipi di musica, mi viene, cioè, come dire, per me è generalmente molto chiara la semantica della musica, cioè qual è il messaggio. Quindi se sento un'orma, anche solo vedendo la parte, è come se già gli vedo l'abito, qual è il tipo di sound, qual è il tipo di suono, qual è il tipo di feel, qual è il tipo di feel, nel senso di feel, drum feel o di feel del pezzo. Quello mi viene abbastanza naturale e abbastanza in tutti i generi. Infatti io ho fatto tanto pop, sai, io ho suonato anche nelle discoteche, nelle sale da ballo, ho suonato musica classica, ho studiato musica classica, quindi e poi tutti quegli studi che ho fatto con Gary Chaffee, con Dawson, con Bob Moses, le solite cose che dico sempre, mi hanno fornito diverse concezioni, quindi posso ragionare in modi diversi, posso entrare nella testa di un batterista fusion, di un batterista jazz, di un batterista rock, proprio perché ho studiato certi meccanismi. Poi questo ogni tanto lo dico, non sempre, a parte la musica, io amo un'altra materia che è la psicologia, che ho studiato, non sono laureato, però ho letto tanti libri, e l'avere studiato quello e quindi conoscere, non dico tutto, ma una parte dei meccanismi del cervello, io quello che chiamo io il retromessaggio, cioè perché uno dice una cosa, cosa c'è dietro. Per me nella musica è perché quello sta suonando quella cosa, cosa c'è dietro, o perché quello ha scritto quella cosa, cosa c'è dietro. Soprattutto in orchestra gli arrangiatori fanno sempre riferimento a qualcosa che preesiste, che esisteva, o un arrangiamento precedente piuttosto che a un brano precedente. Ti faccio un esempio. Tempo fa in un'orchestra facevamo non so che brano, sento vedo la linea di basso e capisco che era la linea l'arrangiatore stava pensando a Billie Jean di Michael Jackson, anche se era un brano jazz, quindi sono andato in quella direzione, bravo bravo così, ma perché, ripeto, la semantica la percepisco, no, in maniera nitida, quindi non è tanto che leggo bene, ma capisco quasi generalmente subito cosa devo fare. E quello fa sembrare che sono un lettore pazzesco, ma perché faccio suonare l'orchestra per come vorrebbero che suonasse? Hai detto una cosa bellissima. Naturalmente c'è sempre l'esperienza, perché poi ho avuto la fortuna di suonare anni e anni in orchestra, perché quello, cioè, per della serie Non si nasce imparati, la prima volta che ho suonato in una big band da ragazzo, e mi avevano portato perché ero questo giovane talento che era bravo in orchestra, però l'avevo sempre fatto coi dischi, non ero bravo, ma mi sono trovato davanti a un'orchestra, sentire quel suono per la prima volta, io non ho beccato una nota, perché mi è venuta un'ansia tale che i fogli sono diventati trasparenti, mi sono paralizzato e ho fatto una figura di merda. Quindi non si nasce imparati, non ne ho beccata una. Prima hai detto una cosa molto bella del vestito, cioè quando guardi una parte sai già che vestito gli devi dare per ottenere quel risultato. Questa è una cosa molto bella e non è... è una cosa... Secondo me la chiave del successo
per di tutto è sempre l'umiltà, perché se tu sei umile e ascolti l'ascolto, l'amore per l'ascolto, l'amore per ciò che fanno gli altri e non solo per te come batterista, ti fa automaticamente collocare nel posto giusto. Troppi batteristi, e non solo, ma oggi parliamo della batteria, pensano alla batteria, è una cosa che è insopportabile per me, e lo so che è così anche per Stefano. Porca la batteria di per sé è uno strumento noioso. Ma che due palle, cacchio. Poi un'altra cosa, per quanto mi riguarda, io sono un batterista tipico, nel senso che generalmente i batteristi amano il ritmo, poi amano la melodia e poi amano l'armonia, o l'armonia non la percepiscono neanche tanti batteristi. Per me al primo posto c'è l'armonia, io sono un appassionato di accordi. Poi la melodia e in fondo alla scala c'è il ritmo. Quindi per me la batteria è un po' io sono un batterista. Mi sono accorto negli anni che suono la batteria non perché amo la batteria, ma perché amo il ruolo della batteria nella musica, appunto perché poi fa la differenza. Però in realtà il mio strumento preferito è il pianoforte. Quindi io sono un pianista frustrato che suona la batteria, mettiamolo così. Lo dico con accezione positiva, perché sennò suonerei il piano. Ma è come se suonassi il piano. Io penso per registri, penso sempre per melodie, non penso mai per ritmi. Infatti amo suonare coi pianisti perché capisco cosa dicono, no? E se mi chiedi quando ho capito che ero arrivato a un certo livello, ammesso che uno arrivi mai ad un certo livello, mi ricordo questo aneddoto che raccontò John Riley, che disse che una volta incontrò Jack DeJohnette e gli disse: "Ehi Jack, sai che finalmente adesso sento di esserci, di essere arrivato dove volevo." E Jack DeJohnette gli ha risposto: "Anche a me capita ogni tanto." E l'ha smerdato. Ogni tanto. Comunque, figurati. Quello che posso dire è che rispetto a quando avevo 20-30 anni di meno, oggi sento di essere più capace di suonare nel presente, quindi di non decidere prima cosa dovrei fare. E quello mi fa sentire me stesso, anche qua, come dice Stefano, nel bene e nel male. Sento di esprimere la mia natura perché quello che faccio avviene in questo momento. Infatti, nelle tracce che mi ha mandato Stefano, che ho suonato senza ascoltarle prima perché volevo suonare nel momento. Quindi nel bene e nel male quello che ho fatto è reazione in quel momento, perché non ho sentito i brani prima. Stefano mi ha detto: "Sono lisci, non c'è niente", tipo, allora io ho detto: "Ok, mandiamo, parti", e non ho ascoltato niente precedentemente, proprio per non avere preconcetti. Ma poi, Tony, vabbè, a parte, apro una parentesi, saremmo anche partiti da due punti agli antipodi, però poi l'idea musicale che abbiamo in testa è molto simile. Ah beh, certo, è ovvio, sì. Perché... Non è il fine, è stato il passaggio che è diverso, sì. La strada, esattamente. Ed è la cosa sulla quale insisto con i miei allievi o con i giovani in generale, è di sì studiare la batteria assolutamente, perché se non hai tecnica non puoi neanche supportare le idee che hai in testa, ma parallelamente a quello ascoltare musica dalla mattina alla sera e possibilmente mettersi a studiare un po' il pianoforte, cioè avere una concezione batteristica che vada al di là dei tamburi e dei piatti, perché poi l'interpretazione, come ha detto Tony, è quello che ti fa scegliere un batterista anziché un altro in un gruppo. Al di là della tecnica, il gusto musicale, l'intuito e la velocità d'azione di recepire il mood di quello che devi suonare è quello che poi fa la differenza tra un batterista e un altro. Chiaramente poi dipende anche da quello che suoni. Chiaro che se io suonassi con l'Electric Band di Cicorea dovrei avere una tecnica spaventosa. Tony ce l'ha, io no. Quindi in quel caso dovrei mettermi in saletta e studiare 20 ore al giorno per 5 anni. Scusa se ti interrompo, ma ci tengo, già che dici questa cosa, come sai, a parte essere diventato negli anni parecchio amico di Dave Wecco, l'ho avuto anche modo di duettare con lui, no? Certo. E in più di un'occasione. E quello, innanzitutto, la prima volta che abbiamo duettato, diversi anni fa, abbiamo fatto un concerto a due batterie, come dire,
da un certo punto di vista io cercavo di andare nella sua direzione, quindi l'ho buttata sulla tecnica, però poi ho capito, anche da discorsi che mi ha fatto lui, cioè che in realtà se tu rimani fedele a te stesso, tecnica o non tecnica, ma suoni te stesso, è molto più apprezzato. Cioè, quando, Sì, a volte sì, sì. ho suonato con dei Weko, con Steve Smith, e mi hanno fatto complimenti su cose che per me erano banali, ma perché sentite dall'esterno, magari gli proponi una soluzione diversa a quella a quella che loro darebbero, e quindi li sorprende. E Certo. quindi quello che intendo dire, cos'è? Capisco quando dici con l'electric band devi fare i numeri, ma pensa a uno come Keith Carlock, che suona con quei gruppi, non ha certo una tecnica straordinaria, fa sempre le stesse cose, però suona se stesso e quindi funziona. Sì. Sì. No, no, hai assolutamente ragione. Era un esempio un po' così No, di ma capisco cosa pancia. intendi. Sì, appunto, era per quello che ritengo fondamentale un supporto tecnico indipendentemente da quello che suoni. Poi è chiaro che se suoni lo swing di Benny Goodman, devi buttarti in un idioma musicale che ha altri presupposti. Ecco, in quel caso lì la differenza tra un batterista e l'altro è quanto riesci a individuare le peculiarità stilistiche e, come ha detto Tony prima nella chiacchierata che ha fatto, non debordare, non andare fuori dagli argini di quello che è la costruzione stilistica di quello che tu devi proporre sulla batteria. E aggiungo e concludo, come ha detto Tony, per questo motivo da tanti anni ormai la batteria mi annoia e ascolto di tutto fuorché i batteristi, ma non per presunzione, perché io sono l'ultimo dei pirla, dovrei studiare altri 100 anni per riuscire a ottenere batteristicamente quello che vorrei. Poi però alla fine, insomma, la mia maturità e l'età che ho raggiunto ha fatto sì che potessi scegliere e discernere da quello che so di poter fare, quello che voglio continuare a fare e quello che mi piacerebbe fare, ma non lo farò mai perché non ne ho la capacità e per pigrizia non mi ci butterò mai. L'intelligenza musicale è quella che, indipendentemente dallo strumento che suoni, è quella che ti fa condividere meglio la musica insieme a chi suona con te. Beh, per me il guru rimane Steve Gadd. E più invecchia, meno note fa, più lo amo, per dire, no? Ma è Anche un io, gusto anche io. personale. Secondo me c'è anche un'altra ragione che non è legata solo alla batteria, e che io lo chiamo l'effetto collaterale dell'accademizzazione, ovvero oggi, a differenza di quando abbiamo cominciato noi, ci sono scuole in ogni dove, ci sono i corsi di laurea, il biennio, tutti noi insegniamo nei conservatori, abbiamo modo di lavorare con ragazzi di talento che fanno cose pazzesche. Vi faccio un esempio. Di recente ho visto una laurea di 2.000 allievi che entrambi hanno incentrato la loro laurea sul batterismo contemporaneo. Tra l'altro, il segno della generazione, alcuni nomi che hanno citato io manco li conoscevo, quindi siamo. Sì. No? E poi, però quando poi me li vado ad ascoltare, per curiosità non mi piacciono, ma quello è un altro discorso, non voglio entrare nel gusto personale. Però la musica di oggi, soprattutto quel tipo di jazz che è mischiato con l'hip hop, no, da J. Dilla, tutte queste produzioni squantizzate che chiaramente piacciono ai batteristi perché c'è tanta batteria storta dentro. Alcuni di questi ragazzi, quando hanno suonato alla loro tesi, hanno fatto un'ottima figura perché col gruppo e quindi col gruppo con cui suonavano, hanno fatto un sacco di prove, hanno trascritto, hanno queste capacità che si ha attraverso l'accademizzazione, appunto, che prima non avevamo. E quindi uno che sentiva questi batteristi, avrebbe pensato che erano molto, molto bravi. In realtà, io che li conosco bene, so che se gli fai suonare una delle basi che mi hai mandato tu, Stefano, vanno nella merda perché non sanno suonare semplice. Sì, Quindi sì, il sì. punto qual è? Che la musica è anche molto costruita oggi. Se vediamo i gruppi di riferimento
per noi jazzisti, per esempio il quartetto di Coltrane o il quintetto, famoso quintetto di Davis, cosa facevano? Suonavano standard o suonavano modale, ma all'interno di un brano come Starlight by Starlight o Footprints o che so io, succedeva di tutto. Cioè all'interno di una struttura semplice e di una melodia ben precisa e di una sequenza armonica ben precisa, riarmonizzavano, spostavano, modulazioni metriche, eccetera, eccetera, e succedeva di tutto. Infatti, quando suoni con quel tipo di musicisti, come a me è capitato di suonare più volte, per esempio con Dave Liebman, sali sul palco e manco ti dice i pezzi. No, certo, ti sarà capitato mille. Tu quello parti, parte con, che ne so, Footprints, e parti sotto, e se chi più ne ha più ne metta. Oggi, e quindi la tua creatività viene fuori lì. Oggi la creatività è come se si sviluppasse prima. Cioè, si trova, si arrangia, si fanno delle parti complessissime, un sedicesimo qua, un tre quarti lì, sette ottavi là, però poi sono tutti ingabbiati da quella cosa. Quindi la musica di oggi richiede un sacco di preparazione, cioè non puoi salire sul palco pronti via, perché devi aver preparato, devi leggere le parti, tutto così, però poi sei ingabbiato. Quindi, ma perché questo fa sì che siano in grado di fare questo, ma poi se li fai suonare cose normali, tra virgolette, perdono molto di qualità, e lo vedono un sacco di miei allievi, ribadisco, li senti suonare certe cose, pensi quello, ma io li ho sentiti suonare per anni e so le loro lacune, che sono grosse. Questo senza dire nulla niente di male contro gli allievi, e come ha detto Stefano, tra 10 anni magari lo faranno da Dio, però c'è questa cosa, cioè la musica si è complicata a causa del fatto che è frutto dell'accademia, che è una gran cosa, ma come ogni cosa ha degli effetti collaterali. Assolutamente, la disamina è perfetta, sì. Bene, io direi, se siete d'accordo, andiamo ad ascoltare, partiamo dal blues? Sì.
Fantastico, bellissimo. Direi... Carissimo, che gentile. Direi di andare ad ascoltare l'altro e poi... Sì, io intanto vado in bagno. Posso dire una cosa? Aspetta, l'audio c'è, sì. Sì, io ti sento benissimo. Ah, ok. Per esempio, conoscere il linguaggio è fondamentale. Tony queste basi non le aveva mai sentite in vita sua. Ha schisciato un button e ci ha suonato sopra. E sembra che abbia suonato con quel trio da 20 anni. Perché? Perché conosce i dettagli ritmici che bisogna sviscerare se si suona jazz.
un esempio cretino, pappa ta da pa, questo levare per noi jazzisti è scontatissimo, però quante volte a un allievo che giustamente non conosce ancora certi meccanismi devi dirgli non fare il piatto sul battere, anticipalo, e poi a volte accenta il quarto quarto, one, two, e three, four, tiki, tiki, pa, two, three, four. Ecco, quelli sono dettagli che io mi ritrovo spesso a discutere con i miei allievi, ma non perché gli allievi sono dei pirla, perché bisogna dirle le cose, se non si sanno, no? Ecco, questo è un chiaro esempio di un'esecuzione tipo jam session in trio, e io pubblico vado ad ascoltare un trio che non si è mai visto in vita sua prima di suonare quel brano, come in questo caso con Tony, e ascolto un trio che sta suonando e sta parlando la stessa lingua e stanno dialogando con gli stessi termini, lo stesso lessico. Questo è fondamentale. Chiusa parentesi. Ma aggiungo, con un risultato diverso. Ah, certo, certo, certo. Quindi, in comune, anch'io, io non ho visto prima i video, se non il tuo, un pezzettino, prima di adesso. Quindi, in comune, che cosa avete? Avete la batteria Tama. Esatto. Gli altri Zijian. Sì. Ok? E che altro in comune? Basta. Due bacchette e due spazzole. Sì, però sono diverse, di diversa marca, di diversi modelli. Sì. Ma la resa è completamente diversa. Cioè, il lessico, tutto quello che hai detto è la pura verità, la sacra verità, perché comunque voi due avete una cultura, l'abbiamo detto prima, pazzesca, siete partiti, conoscete veramente tanto, e quindi quando poi vi mettete a suonare un blues che così in ascolto potrebbe essere semplice, ma non lo è, perché di semplice non c'è nulla, come hai detto tu, siete andati a beccare le varie cose che per voi sono scontate, ma come dicevi tu prima, Stefano, per qualcuno, soprattutto ragazzi giovani, allievi che stanno imparando, non è così scontato. Quindi avete la stessa strumentazione, ma in realtà io ho sentito due approcci completamente diversi. Certo. Quindi, la tua impressione, Tony, su... Stavo pensando, se Stefano è d'accordo, se voi entrambi gli Stefano siete d'accordo, a parte questi tre brani jazz, per coincidenza, recentemente, appunto, tu hai sottolineato che noi abbiamo anche gli stessi endorser, almeno per quanto riguarda piatti e batterie. Devo dire che siamo fortunati perché sono degli strumenti straordinari, sia i piatti Zidi anche le batterie Tama, obiettivamente. A parte questo, proprio la Tama di recente, il marchio Tama Europa, ha mandato a noi endorser una base fatta da un batterista svedese, mi pare, che sostanzialmente è una base rock, e ci ha chiesto di suonarla per il marchio. Amazing. E lì veramente io e Stefano abbiamo fatto due cose totalmente opposte. Se siete d'accordo, alla fine della chiacchierata, quando farò il montaggio, io le metterei come bonus track, tanto le trovi su Facebook. Lì veramente abbiamo fatto cose totalmente diverse, perché c'era molto, era un terreno libero, era un brano rock in quattro quarti. Vabbè... Io ho suonato più nella norma del rock, mettendoci dentro il doppio pedale, un po' di, chiamiamolo scomposizione, un termine che odio. Stefano l'ha suonata più in chiave moderna, più jazzistica, c'è dentro un po' di second line, c'è dentro un po' di come si suona oggi. Io ci ho sentito, sicuramente tu non ci hai pensato, ma quello che ho sentito io, ci ho sentito un po' di Marghillama, di queste cose che avvengono oggi, quindi senza saperlo sei anche moderno, hai capito? Ah, chi no, doveva dirtelo? Yeah. Hai capito? Questa me la paghi a parte, però, eh? Bene. Che lui mi ha dato un budget per fargli i complimenti, però qua è extra budget. Sì, ma non dovevi. No, scherzi a parte. Scherzi a parte, ho sentito. Quindi quella è, mi piacerebbe. Per quanto riguarda questi brani jazz, sai,
qua non dico niente di nuovo assolutamente, ma già che stiamo parlando in termini analitici, la firma del batterista, a parte il fraseggio e tutto il resto, la prima cosa è il ride, il piatto. Quindi io e Stefano attacchiamo il piatto in modi un po' diversi. Mi piace pensare che in entrambi i casi con buona qualità, il suono. Allora, c'è da dire una cosa. Stefano spesso ha detto e mi ha anche citato come esperto di tecnica di mani, l'ho già ringraziato in privato, lamenta il fatto di dire non ho studiato veramente a fondo le mani come Tony, eccetera, eccetera, eccetera. Però c'è un fatto che Stefano ha studiato, o ha studiato, gli è venuto facile, non so bene cosa ha fatto da quel punto di vista, ma sappiamo che è un grandissimo spazzolatore. Passare tanto tempo, ho delle bacchette in mano non a caso, passare tanto tempo con le spazzole, pensiamo a una cosa, i vecchi batteristi jazz, quindi Philly Joe, Max Roach, è inutile che faccio i nomi, quelli che sappiamo, Kenny Clarke, prima di tutto suonavano tanto, perché si suonava tutte le sere, e noi Stefano questa cosa l'abbiamo fatta in parte, abbiamo visto la coda, però in quegli anni noi ho suonato tutte le sere, o addirittura più volte al giorno, facevi il matinè, magari facevi la recording session, quindi passavi le ore suonando jazz, quindi cosa vuol dire? Che non avevi solo tanto le bacchette in mano, ma tanto anche le spazzole in mano, perché suonando jazz, soprattutto jazz mainstream, si suona tanto le spazzole. Quel tipo di circolarità di movimenti ti porta, che tu lo sappia o no, e qua parlo da analitico della tecnica delle bacchette, ti porta a muoverti in maniera più fluida anche con le bacchette, perché le bacchette nel jazz, basta vedere Philly Joe Jones come i suoi movimenti siano circolari piuttosto che verticali. E questa è la grande differenza, se vogliamo, tra l'interpretazione dei rudimenti all'interno della musica militare, quindi dai percussionisti militari, se vedi, non so, i rudimenti suonati da un Philly Joe Jones o da un Max Roach, cioè c'era molto più swing, ma perché? Perché c'era questa circolarità maggiore dei movimenti che veniva molto dall'uso delle spazzole. E quindi inconsapevolmente uno swingava di più anche con le bacchette, perché le spazzole ti fanno rotolare e lo swing è un tipo di time circolare, non certo verticale come il time della musica militare. Quindi il fatto che tu abbia tanto le spazio, abbia spesso le spazzole in mano, sicuramente ha un'influenza positiva sulle bacchette. Guarda, è interessante, non ci avevo mai pensato, però se faccio mente locale, io ho 12 anni a casa con i miei, quel giorno mi arriva un regalo, un rullante e due spazzole. E io ho iniziato ad accompagnare i dischi con il rullante e due spazzole. Le bacchette le ho viste 2 anni dopo. Quindi questa cosa che dici non l'ho mai pensata, ma in realtà l'analisi è perfetta, perché il mio approccio batteristico è stato principalmente con le spazzole. E da lì quella fluidità che tu hai notato e che è interessante da analizzare, è vero? Interessante, molto interessante. E avete notato, beh, voi le avete suonate, ma io vi dico da fuori, io ho notato che pur suonando su una base, quindi i musicisti, che se vogliamo citarli, è Michele Tacchi, giusto? Michele Tacchi al basso e Gianluca Di E Enno al Gianluca piano. Di Enno al piano. Hanno suonato in modo diverso. Ah, Cioè, certo. è quello che intendevo prima, cioè l'approccio del batterista fa suonare diversa anche una base. E questa è una roba pazzesca. Assolutamente sì, Io assolutamente sì. È ho inspiegabile, ma è sentito così. Gianluca e Michele suonare in un modo con te e in un altro modo con Tony. Hai Anzi, sentito come si loro. lamentavano quando suonava Stefano? Sì, Uno, ma ho sentito uno che ha certamente. sputato in terra addirittura. Sì, Mentre quando certo. suonavo io, bravo, cazzo, bella lì, sentivi? Eh Oh, la sì, certo. base, era la base. Ah, sì. No, però non dire così, comunque, vabbè, insomma. Hello.
A proposito di... Sì, sì, assolutamente. Ma questa cosa avviene anche col metronomo. A seconda di chi suona, tu senti il metronomo che ha swing o no, incredibile. Però è quanto la batteria è fondamentale. Ogni tanto, tra il serio e il faceto, quando suono, quando faccio le prove con le big band, non sai che noi batteristi siamo spesso oggetto di barzellette, fatto sta che senza di noi vanno nella merda. Infatti, quando faccio le prove con la big band, spesso, cioè, ci sono quei momenti in cui provano le sezioni, no? E allora fanno provare le sezioni, tipo solo le trombe, solo i tromboni, solo i sassofoni, da soli, senza ritmica, e succede un casino, no? Perché non riescono a stare insieme, spesso. E quando lo fanno, io alla fine dico, è dire che prendiamo la stessa paga, e chiaramente tutti abbassano la testa. Certo. No? Questo quando sono di buon cuore, quando sono incazzato gli dico qualcosa di diverso, però non lo posso dire. È incredibile, mi viene da dire un'altra cosa, sempre in riferimento alla big band, no? Allora, big band c'è la grande sezione dei fiati e la ritmica. Ovviamente quello che emerge, le parti fondamentali sono questa grossa massa di suoni di fiati e la batteria che sottolinea. Uno strumento che in big band sembra, non dico inutile questo no, ma sembra passare inosservato, il pianoforte, perché i pianisti in big band fanno, accompagnano e stanno schisci. Eppure credimi, avendo suonato tante in big band e un po' con tutti, anche chiunque c'è al piano fa la differenza. Qualsiasi elemento dell'orchestra o del gruppo, figurati se il gruppo è piccolo, in trio, può cambiare in modo positivo o negativo la musica, anche quelli che sembrano meno importanti, ad esempio nelle sezioni. Allora, le big band straordinarie, Ellington, Basie, che nel Woody Herman avevano tutti strumentisti straordinari, chiaramente in particolare la big band di Duke Ellington, dove ognuno era un solista pazzesco, infatti avevano un suono formidabile. Le big band normali generalmente hanno delle fortissime prime parti o forti, e poi si va un po', il livello tende a scendere. Eppure ti assicuro che anche, non so, la terza tromba o il terzo trombone, che nella mischia quasi non si sentono, ma se c'è uno bravo o uno mediocre o uno scarso, si sente la differenza, perché cambia totalmente, cambia il suono dell'orchestra, non c'è un cacchio da fare. Cioè, io mi accorgo, io so esattamente, so bene quando vedo un'orchestra e so chi c'è, so che se mi divertirò o meno, perché so chi sono le parti interne e quali sono i loro difetti, l'intonazione di suono. Cioè, se uno ha un suono bello e gli altri tre hanno un suono di merda, il suono non sarà bellissimo, è normale. Mi seguite, no? Già, assolutamente, assolutamente. Beh, è lo stesso concetto delle orchestre sinfoniche o anche dei grandi pianisti classici. Io in questo periodo sto ascoltando a tonnellate, proprio perché sono curioso di una cosa che conosco molto poco, i concertisti classici. Schumann, Chopin, Beethoven e compagnia, Debussy, e sto mettendo a confronto Arturo Benedetti Michelangeli con Horowitz, con Rubinstein, con Zimmermann, con Pollini. Ecco, quello che stai dicendo tu riguardo a una nota di uno strumento all'interno di un nucleo orchestrale lo recepisci anche su un unico strumento, sulla tastiera del pianoforte, e quanto queste 10 dita vogliono suonare con una certa intenzione le note. E questa cosa qui è fondamentale. Poi tu non ti accorgi in un accordo di 5 note se il mignolo che suona il do ha premuto il tasto meno dell'indice che suonava il si bemolle. Però i grandi studiosi, i grandi interpreti sono quelli che fanno caso a questi dettagli la differenza su altri musicisti. Dicevo, pensa a Glenn Gould, la definizione che ha il contrappunto di Bach, è straordinario. Sì, sì, assolutamente. Esatto. Vogliamo ascoltare l'Anatol, Read and Change. Thank you.
Yeah. Bellissimo, fantastico. Ecco, un'altra cosa da notare per chi magari non è avvezzo al jazz, indipendentemente dal comping, dal fraseggio che articoliamo sui tamburi, però tutto rotola sul piatto, cioè il piatto dirige la baracca. E poi sotto fai quello che il tuo gusto personale, anche in base al solista che stai accompagnando,
ti permette o ti indica di fare. In questo caso la base è neutra e quindi dipende. Per esempio, io quando ho suonato queste basi pensavo di accompagnare Franco Ambrosetti o Paolo Fresu. Probabilmente se avessi pensato di accompagnare il blues o il rhythm changes il solista fosse stato Paolo Tomelleri, avrei suonato in un altro modo. Quindi questo è proprio il gusto personale. Però in ogni caso, al di là della tecnica, al di là del comping e del fraseggio, tutto è concentrato sul flusso del piatto. Ecco. Tra l'altro, eh sì, il suono dei due piatti di Tony sono veramente belli. La scelta proprio anche della timbrica si sposava molto molto bene con questo brano. Certo. La prima cosa che mi è arrivata è proprio il suono dei due ride che si sono amalgamati benissimo dentro all'interno della banda. Certo. Tony? Faccio io una domanda a Stefano, molto aperta. Cosa vorresti dire in questo momento? È una domanda seria questa. Sì. Cosa vorresti dire? Secondo me, siccome sono già quasi 2 ore, per non farla troppo lunga per chi ci ascolta, per non farlo perdere il focus, magari potremmo incontrarci ancora, però vorrei tirare delle conclusioni e mi piacerebbe chiedere prima a Stefano Bagnoli, ma poi anche a te Stefano Bertolotti, e poi magari dirò qualcosa anch'io, a questo punto cosa secondo te sarebbe importante dire o ulteriormente sottolineare? Ma in generale è distinto. Sì, direi studiate la batteria a più non posso, però parallelamente ascoltate almeno un disco al giorno, ma non solo della musica che vi piace, ascoltate di tutto, passate da Louis Armstrong ai Dream Theater, a Puccini, a Orietta Berti. Tutto arricchisce e poi si convoglia nello strumento che suoniamo e nella musica che suoniamo. Quindi avere la mente aperta, ecco, questo non era prevista questa domanda, per cui ho detto proprio distinto, legato un po' all'argomento nostro della musicalità e della batteria. Ascoltare di tutto e poi studiare e mettere in pratica, sperimentare, provare. Aggiungo anche il fatto di ascoltare la testimonianza di persone che come voi avete e state scrivendo la storia della musica in genere. Se vogliamo dire in Italia, parliamo dell'Italia, ma anche non, perché comunque tutte e due suonate spesso anche all'estero e avete avuto collaborazioni con tantissimi personaggi. E quello che sto cercando di fare io all'interno di questo canale YouTube, che sta andando anche abbastanza bene, sono molto contento, e soprattutto grazie a voi che siete così disponibili sempre e devo dire molto attenti sulle nozioni che state divulgando sia nel contesto vostro personale con gli allievi sia anche quando si fanno queste chiacchierate, perché vengono fuori le battute, ci si ride, si scherza, ma quando si parla di didattica e di dare dei consigli soprattutto ai ragazzi giovani, credo che voi due siete i due riferimenti molto molto importanti soprattutto in questo settore. Aggiungo una cosa prima di lasciare la parola a Tony. Credo che sia saggio quello che hai detto. Per quanto riguarda me, ma penso anche Tony, proveniamo da una generazione che, come Tony ha detto prima, suonavamo 2 o 3 volte al giorno, tutti i giorni, tutto l'anno, per anni. Oggi il mondo è cambiato, i giovani non hanno più l'opportunità di fare un'esperienza pratica quotidiana come l'abbiamo fatta noi. Per cui penso che istintivamente e passionalmente la divulgazione, la didattica
ci spetti come missione personale, ma anche per raccontare la nostra vita, consigli, aneddoti e tutto quello che può essere anche una metodica didattica, perché sono informazioni che noi abbiamo vissuto grazie a un'epoca in cui si poteva vivere sulla nostra pelle e che oggi manca. Per cui, insomma, ascoltare musica, imparare a ascoltare di tutto e, dal nostro punto di vista, divulgare il più possibile quello che sono stati 40 anni di esperienza. Chiuso. Io concordo con tutto quello che avete detto e aggiungo il mio contributo, che è questo. Prima di tutto, la ragione per la quale ci troviamo qua oggi è perché, per tutto quello che è stato detto, ma anche per così, per dimostrare nella realtà che non dovrebbe esistere da nessun punto di vista la competizione tra colleghi o tra musicisti. Per tanto tempo in passato, adesso questa cosa non c'è più, credo. Io e Stefano siamo stati messi in contrapposizione, quasi come se il fatto di fare cose analoghe dovesse creare una competizione tra di noi, o leggevo cose a volte sui forum, questo ha fatto bene questo ha fatto bene l'altro. Io detesto i giudizi negativi, non perché non ci debbano essere, ma quando sento attaccare non solo me stesso, ma anche qualsiasi dei miei colleghi, mi arrabbio fortemente, perché lo trovo molto ingiusto, anche perché noi siamo sul campo a farci il mazzo e a cercare di far bene. Quelli che stanno seduti sulla poltrona a stirare stronzate col mouse, con la tastiera del computer, non fanno niente. E vi assicuro che questo stesso pensiero ce l'hanno anche grossi nomi, come Weckl e Colaiuta, che ho modo di conoscere, che pensano la stessa cosa, quindi detestano queste chiacchiere da bar. Detto questo, così come non ci dovrebbe essere competizione, è un altro messaggio che è venuto fuori, che vorrei che venisse fuori, ma è venuto fuori dai nostri discorsi, che bisogna stare coi piedi per terra. Io posso permettermi di parlare dall'esterno, non posso permettermi di parlare di me perché non avrebbe senso, ma posso parlare di Stefano. Quando sento suonare Stefano con le spazzole, no, ma in particolare con le spazzole, che sono la sua specializzazione, non vedo... Se vedo suonare Stefano, e lo dico sinceramente, non c'è nessuna... Non siamo qua a farci i complimenti a vicenda. Quando vedo suonare Stefano con le spazzole e poi vedo i grandi nomi americani come Jeff Hamilton o quella gente, sinceramente non vedo differenze. Per me c'è Stefano, c'è Jeff Hamilton, c'è Adam Nussbaum, sono i grandi spazzolatori. Questo a dire che anche noi italiani ormai abbiamo raggiunto livelli in certe cose, laddove prima eravamo sempre sotto gli americani, adesso non è più così. Così come so, con molta modestia, che certe cose che faccio io non le sento fare manco agli americani, almeno a certi. Comunque, detto questo, e so che Stefano ha avuto riconoscimenti importantissimi, attestati di stima, e la sua carriera lo dice, ma è qua coi piedi per terra. Stessa cosa, io non starò a raccontare, mi sono stati fatti complimenti importantissimi da nomi leggendari. Detto questo, al momento ho ringraziato, ma non mi hanno cambiato la vita. Sono sempre il pirla che sono, perché non bisogna né farsi, come dire, distruggere dai fallimenti, né farsi esaltare dai successi o dai complimenti, che spesso nascono dall'entusiasmo del momento, ma anche quando non nascono dall'entusiasmo del momento devono servire solo a farci capire che siamo sulla strada giusta. Quindi di recente ho sentito una frase che mi è piaciuta molto, anzi sì, l'ha detta, guarda, una cosa che salvo di Sanremo di quest'anno, una cosa che ha detto Ibrahimovic, che non so se gliel'hanno scritta gli autori o se era farina del suo sacco, che il fallimento non è è il contrario del successo, ma è parte del successo. Tutti noi abbiamo avuto delusioni, tutti noi abbiamo sbagliato delle cose, tutti noi abbiamo avuto occasioni. Se dovessi dire tutte le volte che mi è stato detto succederà questo dopo un concerto, adesso ti chiamo, facciamo, forchiamo, disfiamo, a me è successo un cazzo generalmente, o tante cose non sono successe. Quindi sì. Per quanto riguarda la musica in quanto missione, in quanto forma d'arte, in quanto dono che abbiamo ricevuto, dovrebbe venire prima di noi, è più grande di noi la cerchiamo di
voglio dire servire, ma di fare del nostro meglio per farla bene, e quindi non è lo strumento, ma è lo strumento al servizio delle cose, naturalmente esprimendo la nostra identità. Batteristi, non fatevi mai prendere in giro, nel senso che la batteria è uno strumento meno degli altri perché non suona l'armonia e gli accordi, perché senza di noi sono nella merda, e grazie a noi tanti suonano bene, perché come ha detto Stefano, noi facciamo suonare bene o diversamente le basi. Questo vale anche per tanti solisti, perché come Stefano sa, perché ha suonato con tutti, c'è un sacco di gente che se non avesse noi dietro farebbero molto una figura peggiore. Quindi dobbiamo essere orgogliosi di essere batteristi, ma non ossessionati dalla batteria, e creare, far sì che la nostra sia una comunità forte che promuova bene, perché l'arte non, per me quantomeno non è per noi stessi, noi siamo un tramite, l'arte è per gli altri, e quindi questo che facciamo dovrebbe essere per far star bene le persone, e continueremo a farlo, e continueremo con Stefano e con altri colleghi a prenderci in giro, a far finta di mandarci a fare in culo sui social, perché anche questo è il modo di dimostrare che siamo tutti una famiglia. Quindi Stefano, vai a fare in culo. Grazie Tony, parole sagge. No, sì, no, grande. Vabbè ragazzi, visto che abbiamo passato un paio d'orette ormai, sì, direi di chiudere qui la prima parte. Dai, magari ci troveremo un'altra volta, volentieri, dove ci sputeremo in faccia ancora di più. E che dire, salutiamo tutti, e magari sì, ci lasciamo con magari un altro brano suonato da uno e suonato dall'altro, per Jazz Waltz. Ecco, quello è una e buona poi se stella. Vuoi alla fine puoi mettere quel Tamazing. Quello certo. È anche interessante. Sì. Vabbè. Ciao Stefano. Ragazzi, ciao. È stato un piacerone. A presto. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
One, two, three, two.
Thank you.